La torta che vedi non ha uova, eppure è soffice, profumata e farà impazzire tutti. Prendo tre carote, sono circa 300 grammi, le sbuccio. Hai sempre il temperone per sbucciare le carote, eh? Hai visto? Comodissimo. E ora le grattugio sui fori più larghi. Ecco qui le nostre carote grattugiate, ora le mettiamo un attimo da parte. Senti Diana, ma che cos'è che prepariamo oggi con le carote? Oggi prepariamo una torta con i fiocchi, sarà altissima. Davvero? Mm-hmm. Che bello. Vedrete. E ora in una ciotola grande metto 160 grammi di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno. Se volete potete usare anche un altro tipo di farina che preferite. Poi aggiungo 100 grammi di eritritolo, ma va bene anche lo zucchero se volete usarlo. 10 grammi di lievito in polvere per dolci, lo setaccio perché ha dei grumi e non vogliamo ritrovarli poi nella torta. Aggiungo anche della cannella e do una mescolata. E ora prendo 100 grammi di noci e le taglio a pezzettini. Gli ingredienti che stai usando, ti dico già da subito che mi piacciono un sacco. Lo sapevo, ovviamente. E ora aggiungo anche le noci tagliate. Mescolo. E ora aggiungo 260 grammi di bevanda di soia, oppure di mandorle o quella che vi piace di più. 80 grammi di olio. Mescolo nuovamente. Ecco qui la consistenza perfetta. E ora aggiungo anche le carote che abbiamo grattugiato prima. Mescoliamo bene. Tra l'altro a me le torte con le carote dentro mi piacciono un sacco. E questa sarà una doppia torta. Una doppia torta? Mm-hmm. E ora prendo due stampi come questi da 20 cm di diametro, oleati e infarinati. Potete mettere anche della carta da forno sulla base se volete. Ma se non avete due stampi uguali come i miei, non importa, usatene uno solo. E poi quando la torta sarà pronta, sarà bella alta, la tagliate a metà semplicemente. E quindi ora distribuisco l'impasto negli stampi, cerchiamo di fare metà e metà. Facciamo una doppia torta oggi. Una doppia torta, esatto. Vediamo un po' se hanno la stessa quantità di impasto senza pesarli. Diana? Secondo me sì, dai. Secondo me sono perfetti. A occhio direi proprio di sì. Bravissima. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Andiamo! E nel frattempo prepariamo la nostra crema. Nel frullatore metto 480 g di anacardi, io li ho messi in ammollo tutta la notte. L'ammollo è fondamentale, altrimenti non otteniamo la consistenza super liscia. Senti Diana, ma se non si volessero usare gli anacardi, si possono usare le mandorle? Potete provare con le mandorle senza la buccia. Le mettete in ammollo e fate la stessa cosa, lo stesso procedimento. Ora aggiungo 2 cucchiai di eritritolo, un cucchiaio di succo di limone, la buccia grattugiata di mezzo limone e ora aggiungo 220 g di latte di soia e lo aggiungo gradualmente. Poco alla volta frulliamo e poi controlliamo la consistenza. Direi che ci siamo. Controlliamo la consistenza. Perfetta, bella cremosa. Nel frattempo abbiamo sfornato anche le nostre 2 torte, ma prima di andare a vederle lasciate un mi piace al video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci come solo voi sapete fare. E vi ricordo che ricette come quella di oggi, buonissime e facili da fare, le trovate anche sul nostro libro Zero Glutine Zero Rinunce. Se non ce l'avete ancora vi lasciamo il link qui sotto, potete trovarlo online oppure in tutte le librerie. Ecco qui pronte le nostre 2 torte, le abbiamo anche fatte raffreddare e adesso andiamo a rimuovere la base, la carta da forno e poi facciamo la stessa cosa anche con l'altra, ma prima mettiamo questa base su questa bellissima alzatina per le torte. Se non ce l'avete non fa niente, vero? Assolutamente no, ma noi oggi vogliamo fare proprio le cose come in pasticceria. La seconda la lasciamo ancora sul tagliere perché la usiamo tra poco. E ora prendiamo la nostra crema e cominciamo a farcire. Ne aggiungiamo un bel po', facciamo un bello strato.
Ora prendiamo anche la seconda torta, l'appoggiamo sopra delicatamente e ricopriamo anche questa con la crema e poi andremo a ricoprirla anche qui ai lati. Ricopriamo tutta praticamente. Esatto. Adesso capisco il motivo dell'alzatina. Eh sì, è un po' più comodo. Ora, per aiutarmi, ho preso una spatola per torte, così riusciamo a renderla anche più liscia, la superficie della torta. Poi puliamo bene tutto intorno. Con il resto della crema andiamo a decorare la torta. L'ho messa nella sac à poche con la bocchetta a stella e ora andiamo a fare dei ciuffetti. Al centro aggiungo della granella di noci. E poi ieri ho raccolto dei fiori di sambuco e volevo tantissimo utilizzarli per decorare una torta. Quindi, visto che sono commestibili, faremo questa decorazione. Ovviamente se voi non li avete potete omettere questo passaggio oppure spolverarci un po' di cacao, per esempio. Assolutamente sì, certo. Non è obbligatorio usare fiori di sambuco. E ora arriva la parte più bella. Tagliamo un bel pezzo, ci stai? Sempre. Che meraviglia! Wow! Ci sono! Assaggio! Mamma mia! Com'è? È sofficissima! Si sente il sapore delicato delle carote? Mm-hmm. Buono, adoro, è buonissima!